Allora, buonasera e grazie di questa vostra affluenza e delle parole che sono state dette a presentazione di questa nostra conversazione, che non ci vuole salvare da questo mondo tecnologico che ci caratterizza, ma vuole che abbiamo le coordinate o acquisiamo le coordinate per vivere nell'età della tecnica. Perché il problema grosso è che siamo nel mondo della tecnica, ma ragioniamo ancora con categorie umanistiche. E probabilmente l'uomo, nell'età della tecnica, non è più il soggetto della storia, ma come poc'anzi abbiamo sentito, è ridotto a funzionare di apparati tecnici. Io non so se qui in questi bellissimi paesi si ha la sensazione di essere ridotti a funzionare di apparati tecnici, ma basta che andiamo in una città come può essere Milano, può essere Roma, può essere Hamburgo, può essere Parigi, la sensazione di essere semplicemente funzionari di apparati, non più uomini, è forse più tangibile. E allora l'intento è, se siamo nell'età della tecnica, dobbiamo costituire nella nostra mente le coordinate per riuscire a vivere in questo mondo, nel tentativo un po' disperato di salvare l'anima. L'anima, ce lo ricordava poc'anzi, non è solamente la sua dimensione razionale, ma anche la sua dimensione psichica. L'anima è sovrabbondante nel suo linguaggio, l'anima, soprattutto per esempio l'anno scorso parlavamo a Taviano delle cose dell'amore, il linguaggio dell'amore è sovrabbondante, superfluo, logorroico, pieno di linguaggio, la tecnica invece è funzionale, precisa, matematica, rigorosa. C'è la possibilità di far convivere l'anima in questo contesto? La mia risposta è no, non c'è, però non vuole essere una risposta delusiva, vuole semplicemente descrivere una situazione effettivamente abbastanza drammatica in cui ci troviamo a vivere. Che cos'è la tecnica? Ecco, distinguiamola rigorosamente dalla tecnologia. La tecnologia è quell'insieme di strumenti attraverso i quali noi operiamo, dal telefonino, al frigorifero, all'automobile, al computer, questa è la tecnologia. Con la parola tecnica intendiamo una cosa più forte, e precisamente la forma più alta di razionalità raggiunta dall'uomo. Più alta perché? Perché non prevede ridondanze, non prevede dimensioni superflue, non prevede forme retoriche, non prevede neppure il linguaggio. Al linguaggio preferisci i numeri, che sono qualcosa di più preciso, e soprattutto la sua logica è semplicemente quella di ottenere il massimo risultato con l'impiego minimo di mezzi. In questo senso parliamo di forma più alta della razionalità, più alta ancora dell'economia, perché l'economia soffre ancora di una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Dunque c'è un senso in cui è possibile dire che la tecnica in qualche modo è l'essenza dell'uomo, perché l'uomo, a differenza degli animali, è privo di istinti. Anche il famosissimo istinto sessuale è così poco istintivo che in presenza di una pulsione sessuale io posso concedermi a tutte le perversioni, cosa che non sembra sia concesso agli animali, o addirittura posso consegnarmi ad una meta non sessuale. Per esempio, in presenza di una pulsione sessuale posso fare un'opera d'arte, posso scrivere una poesia. E allora anche la sessualità nella condizione umana non è un istinto, è una pulsione a meta indeterminata. Perché l'istinto invece che cos'è? L'istinto è una risposta rigida agli stimoli. Per cui se io faccio vedere un pezzo di carne a una mucca, la mucca non lo considera cibo; se gli faccio vedere un covone di fieno, si mette immediatamente a mangiare. Risposta rigida. Gli uomini non hanno risposte rigide e quindi sono degli esseri indeterminati, degli esseri imprecisi, degli esseri non razionali fino in fondo, degli esseri che non sono coordinati alla maniera degli animali. Come l'animale viene al mondo sa quello che deve fare, come l'uomo viene al mondo prima di sapere quello che deve fare, come lo deve fare, ci vuole, non basta una vita. E allora che cosa succede? Non avendo una dimensione orientativa, si trova in quella
condizione sostanzialmente irrazionale che caratterizza appunto la condizione umana. Queste cose che gli uomini non abbiano istinti non lo dico io, l'ha detto per la prima volta Platone. Platone dice che Zeus incaricò Epimeteo, che in greco vuol dire quello che pensa dopo, l'improvvido, il non previdente, di dare a tutti i viventi le loro qualità. E siccome era improvvido, consegnò a tutti i viventi una certa qualità che appunto i loro istinti, e giunto all'uomo non aveva più niente da dare. E allora Zeus, preso pietà di questi viventi che erano gli uomini, incaricò il fratello di Epimeteo, Prometeo, che in greco vuol dire colui che pensa in anticipo, dai agli uomini la tua virtù, quella di anticipare il futuro. Per cui anche Hobbes nel 1600 dice: mentre gli animali mangiano quando hanno fame, l'uomo è affamato anche dalla fame futura, cioè prevede. E questa previsione è ciò che gli organizza la mente. Il tema della tecnica diventa osservato con attenzione, guardato con drammaticità e intelligenza nell'ambito della cultura greca, non nella cultura giudaico-cristiana. Nella cultura greca, perché i greci concepivano la natura come quello sfondo immutabile, dice Eraclito, che nessun uomo, nessun dio fece, sempre è stata e sarà. Quindi uno sfondo immutabile guardando il quale gli uomini traggono dalle leggi di natura le leggi per fondare la città e le leggi per il buon governo dell'anima. Il problema della tecnica allora si pone perché la tecnica è in grado di stravolgere le leggi di natura, si chiede il greco del V secolo e se lo chiede con Eschilo in una tragedia potentissima che porta il titolo Prometeo incatenato. Prometeo, amico degli uomini, aveva donato agli uomini la tecnica, il fuoco, la capacità del calcolo, rendendo gli uomini, dice Eschilo, da indifesi e muti a padroni delle loro menti. E la domanda che si pone è: più forte la tecnica o è più forte la necessità che vincola la natura alle sue leggi? Questa è la domanda. Perché dico che può nascere solo in Grecia una domanda del genere? Perché nella tradizione giudaica e poi cristiana la natura non è lo sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece. La natura è una creatura di Dio e come tale non è regolata dalla necessità, non è regolata da leggi immutabili, perché è il prodotto di una volontà, la volontà di Dio che l'ha creata. E l'ha consegnata la volontà di un uomo, Adamo, sotto il sigillo del dominio. Dice Genesi, Dio disse ad Abramo, dominerai sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo. E quindi la tecnica è già iscritta nella versione occidentale che noi possediamo, come quella forma di dominio della natura, pensata al servizio dell'uomo. E tutti noi, in quanto cristiani, pensiamo che la natura sia una sorta di risorsa, quando non addirittura di una materia prima, al servizio dell'uomo. L'uomo è concepito al vertice del creato, a cui Dio ha consegnato la figura del dominio dell'ordine naturale. Per il greco questo non è possibile. Platone dice: non pensare, o piccolo uomo, che questo universo sia stato costruito per te, tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia. Quindi l'uomo è iscritto nella natura, non domina la natura. La tradizione greca e la tradizione cristiana sono due tradizioni incompatibili tra loro, e tutti coloro che tentano di far vedere o di ipotizzare la cultura greca come un'anticipazione di quella cristiana, o non hanno capito niente della grecità, o non hanno capito niente del cristianesimo. Sono proprio due dimensioni radicalmente diverse, distantissime. La Grecia pensa alla natura come uno sfondo immutabile, l'uomo giusto solo se si aggiusta a questa armonia naturale, invece la tradizione giudaica pensa l'uomo al vertice della creazione
e concepisce la natura come una dimensione al suo servizio, per cui la tecnica è un evento occidentale dominato dalla cultura giudaico-cristiana. Delle due culture ha vinto quella giudaico-cristiana. E quindi nell'ambito della cultura giudaico-cristiana non era ipotizzabile una domanda: è più forte la tecnica o più forte la natura? Perché che la tecnica debba dominare la natura è già iscritto nella figura del dominio. Se lo pongono invece i greci questa domanda, e il coro chiede a Prometeo: dimmi, è più forte la tecnica o è più forte la necessità? In greco ananke è una categoria molto forte, la necessità è un vincolo potentissimo, qualcosa di inamovibile. Più forte la tecnica o più forte la necessità che regola le leggi di natura? E Prometeo, che aveva donato agli uomini la tecnica, risponde: tecne dananches astenestera macro. La tecnica è di gran lunga più debole, astenestera, astenia, debolezza, la tecnica è di gran lunga più debole della necessità che governa le leggi di natura. E allora, se le cose stanno così, tutto va bene. Anche Sofocle nell'Antigone dice: certo, l'aratro fende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. Anche la nave solca il mare, ma la calma trasognata delle acque ricompone la ferita. Quindi la natura è più forte della tecnica. E la risposta in qualche modo è ragionevole, è esatta, semplicemente perché all'epoca di Prometeo, o comunque all'epoca dei greci, la tecnica era molto elementare, e quindi effettivamente poteva essere pensata, come prima ci ha ricordato, uno strumento nelle mani dell'uomo. Oggi non è più così. Facciamo un salto da Eschilo al 1600, un salto di 2000 anni, perché in questi 2000 anni il rapporto uomo-tecnica non cambia. Nel 1600 gli uomini agiscono sulla natura con strumenti tecnici tali da non sconvolgere l'ordine naturale, non ne hanno i mezzi e non ne hanno la possibilità. Ma nel 600 succede una cosa molto, molto importante: nasce quella che oggi noi conosciamo come scienza moderna, o scienza matematica. Gli autori di riferimento sono Cartesio, Bacone, Galileo. Scienza, anche qui dobbiamo togliere un pregiudizio, una tradizione, una persuasione, una convinzione diffusa. Come prima abbiamo detto, non dobbiamo pensare l'uomo come animale ragionevole, perché l'uomo ha tutte le caratteristiche che vogliamo, ma non quelle dell'animale, perché gli mancano gli istinti, che sono la prerogativa dell'animale. Quindi non si dica l'uomo essere un animale ragionevole, perché è privo di quella dimensione tipica dell'animalità che è l'istinto. Così adesso non pensiamo che la scienza sia pura e la tecnica un'applicazione della scienza. Anche questa è una persuasione molto diffusa. La tecnica non è un'applicazione della scienza, la tecnica è l'anima della scienza. E non diciamo questo perché la scienza non può esprimersi se non con strumenti tecnici, ma perché la qualità dello sguardo scientifico è già tecnico. La scienza non guarda il mondo per contemplarlo, la scienza guarda il mondo per trasformarlo. Quindi l'intenzione tecnica è colei che promuove lo sguardo scientifico, è già iscritto nella qualità dello sguardo scientifico. Sarebbe come se in un bosco andassero un poeta e un falegname, e di fronte allo spettacolo degli alberi i due non vedono la stessa cosa. La scienza è promossa dallo sguardo tecnico, la scienza guarda il mondo per trasformarlo, per manipolarlo, non lo guarda per contemplarlo. E quindi non dobbiamo distinguere la scienza dalla tecnica, ma dobbiamo vedere nella tecnica ciò che promuove la qualità dello sguardo scientifico. In questo senso parliamo di tecnoscienza. Bene, nel 1600 nasce quella che abbiamo nominato poc'anzi scienza moderna. E che cosa consiste?
dicono Cartesio, Bacone, Galileo, fondamentalmente, noi non dobbiamo comportarci come i greci che contemplavano la natura nel tentativo di catturarne le leggi. Noi dobbiamo procedere in un'altra maniera, noi umani, intesi naturalmente come comunità scientifica, formuliamo delle ipotesi sulla natura, sottoponiamo la natura a esperimento, e se l'esperimento conferma le ipotesi che noi uomini abbiamo formulato, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Questo è il capovolgimento che Kant chiamerà rivoluzione copernicana. Dice Kant nel 1600, e cita due italiani, con Galileo e Torricelli, e si è cambiato il modo di guardare la natura, e precisamente l'uomo si è posto di fronte alla natura, dice Kant, non come uno scolaretto che beve tutto quello che dice il maestro, ma come un giudice che obbliga l'imputato a rispondere alle sue domande. Dice Kant, quando voi andate in tribunale, se vi capita questa sciagura, non è che potete fare una narrazione di quello che è accaduto, dovete rispondere a un impianto già precostituito dal linguaggio giuridico, dalle prove raccolte, dagli indizi formulati, dovete rispondere a domande. Questo è il metodo scientifico. Gli scienziati formulano delle ipotesi, sottopongono la natura a esperimento, se la natura risponde a queste ipotesi, si assumono queste ipotesi formulate dall'uomo come leggi di natura. Leggi eterne? No. Leggi finché non se ne trovano migliori. Per cui la scienza non teme la propria negazione, a differenza della religione. Se domani Ratzinger ci dice guardate che Dio non esiste, è chiaro che la religione si autonega. Se la politica o l'ideologia nega i propri contenuti, si autonega. La scienza invece non teme la sua negazione, perché assume i suoi principi, le sue formulazioni di lettura del reale come ipotesi continuamente rinnovabili. Non ha un negativo alla scienza. Anche quando dovesse essere sconfitta, prendiamo Chernobyl, come si rimedia? Ricorrendo di nuovo alla tecnoscienza. Si rovina la natura e come la si risolve questa sciagura? Ricorrendo alla tecnoscienza. La tecnica non ha la sua negazione, a differenza del diritto, a differenza della religione, a differenza dell'ideologia, a differenza di tutti gli scenari dualistici in cui l'uomo è cresciuto, bene, male, vero, falso, giusto, ingiusto. La scienza non ha la sua negazione, i suoi errori sono condizioni di avanzamento. E sotto questo profilo non ha obiezioni. Già questo ci pone in un contesto in cui non si vede che cosa possa essere un antidoto allo scenario tecnico-scientifico. E sotto questo profilo, al di là di quanto abbiamo imparato quando studiavamo al liceo, che distinguevamo le materie scientifiche da quelle umanistiche, diciamo con assoluta chiarezza che l'essenza dell'umanesimo è la scienza, non il De dignitate hominis di cui parla Lorenzo Valla, non queste celebrazioni artistiche, pittoriche, poetiche dell'uomo, no, è la scienza, perché come dice opportunamente Cartesio, attraverso la scienza l'uomo diventa possessor et dominator mundi, padrone e dominatore del mondo. Questa è l'essenza dell'umanesimo, l'uomo diventa veramente il vertice del creato, quello che era semplicemente un invito nel Genesi, dominerai sulla terra, sul mare, sul cielo, diventa operativo attraverso la scienza e la tecnica. Tant'è che ogni volta che io sento quelle dispute inutili, insignificanti, veramente superficiali, al limite del fastidio tra scienza e religione, le considero insignificanti perché la scienza è rigorosamente religiosa, profondamente religiosa. Bacone, quando inaugura il nuovo metodo scientifico, dice esplicitamente che con la scienza e con la tecnica noi recupereremo le virtù preternaturali che aveva Adamo prima del peccato originale e soprattutto concorriamo alla redenzione.
riducendo le conseguenze negative connesse alla punizione del peccato. Quali sono le conseguenze negative? La fatica del lavoro. Ricordate che nel Genesi le punizioni erano appunto: guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. E nel caso delle donne non basta questo, ci vuole anche il dolore, partorirai nel dolore. Allora dice Baccone, attraverso la scienza e la tecnica noi ridurremo e la fatica del lavoro e il dolore. Quindi concorriamo alla redenzione. In questo senso la scienza è gravida di metafore teologiche. La religione pensa che il passato sia male, il peccato originale, il presente redenzione, il futuro salvezza. Quindi ha uno sguardo ottimistico sul futuro. Alla stessa maniera la scienza pensa che il passato sia ignoranza, il presente ricerca, il futuro progresso. La stessa scansione religiosa del tempo. E però, nonostante tutto questo, nel 600 non cambia niente. Non cambia niente perché si è ipotizzato il metodo, ma la tecnica è rimasta ancora molto sotto rispetto all'ideazione scientifica. Dobbiamo aspettare ancora due secoli e leggere un filosofo che sembra che con la scienza e con la tecnica non abbia niente a che fare, che si chiama Hegel, il quale in un libro di logica dedica 200 pagine a esporre due teoremi che risulteranno profetici per l'età della tecnica. Il primo teorema consiste nel dire che il fondamento della ricchezza non è costituito dai beni, come aveva detto Adam Smith 40 anni prima, fondando l'economia politica, con quel libro che è diventata la Bibbia dell'economia politica, sull'origine e la natura della ricchezza delle nazioni, il quale sosteneva che la ricchezza delle nazioni è costituita dai beni. Hegel dice no, d'ora innanzi la ricchezza delle nazioni non sarà costituita dai beni ma dagli strumenti, perché i beni si consumano e gli strumenti invece producono i beni. Secondo teorema, più importante ancora, dice Hegel, attenzione, che quando un fenomeno, e questo è il punto centrale per riuscire a capire cosa vuol dire l'età della tecnica, quando un fenomeno aumenta quantitativamente, non abbiamo solamente un cambiamento quantitativo del paesaggio, non abbiamo solo una variazione quantitativa. Quando un fenomeno aumenta quantitativamente abbiamo una trasformazione qualitativa radicale del paesaggio. E fa un esempio molto semplice: se io mi tolgo un capello sono uno che ha i capelli, se me ne tolgo due sono ancora uno che ha i capelli, se me li tolgo tutti, aumento quantitativo di un fenomeno, cambiamento qualitativo del paesaggio, sono calvo. Se qui vengono quattro gocce, questo resta ancora un teatro, se viene un'alluvione, diventa una piscina. Cambiamento qualitativo per aumento quantitativo di un fenomeno. Il primo a sfruttare questo argomento di Hegel è stato Marx, che l'ha applicato all'economia. Dice Marx, tutti siamo abituati a considerare il denaro un mezzo per raggiungere determinati fini che sono la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni. Però, dice Marx, attenzione, se il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per realizzare qualsiasi fine e per soddisfare qualsiasi bisogno, allora il denaro non è più un mezzo, ma è lui il primo fine, per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Quindi un mezzo, se aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, quel mezzo non è più un mezzo, ma diventa lui il primo scopo. Se noi questo argomento hegeliano che Marx applica all'economia lo dovessimo applicare alla tecnica, dovessimo dire se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più in mezzo, ma è il primo scopo.
che tutti vogliono e a cui subordinano tutti gli altri scopi. L'anno scorso è stato l'anniversario, il ventennale del collasso dell'Unione Sovietica, no? Io penso che dopo 20 anni ci saremo tutti persuasi che l'Unione Sovietica non è caduta per ragioni umanistiche, perché gli uomini stavano male, perché erano poveri, perché non erano liberi, perché non potevano espatriare, perché erano sorvegliati. No, non sono mai le condizioni umane che determinano i grandi eventi storici. L'Unione Sovietica è crollata perché la tecnica dell'Unione Sovietica era era enormemente più debole della tecnica a disposizione del suo antagonista, che era il capitalismo americano. Perché quando nel 1960 la tecnica sovietica era uguale, se non leggermente superiore, a quella americana, non poteva crollare il comunismo, che è il fine. Ricordate che l'Unione Sovietica fu la prima a mandare uno Sputnik nello spazio. Ma nel 1989, quando la tecnica dell'Unione Sovietica era enormemente inferiore alla tecnica a disposizione del suo antagonista, che era il capitalismo americano, è chiaro che il comunismo, il fine, collassa. Non so se ricordano l'incontro che Gorbaciov ha avuto con Reagan nella capitale dell'Islanda, in cui Gorbaciov chiedeva a Reagan di non fare lo scudo spaziale perché l'Unione Sovietica non avrebbe avuto una contromisura adeguata per il controllo di questo supercontrollo. Allora, la tecnica, se è la condizione per realizzare certi scopi, universalizzazione del comunismo, lo scopo, universalizzazione del capitalismo, lo scopo, se non c'è la precondizione che è la tecnica, anche gli scopi collassano. Diventano sogni, illusioni, fantasie o delusioni. Queste cose bisogna buttarle dentro nella nostra persuasione, nel nostro modo di pensare. Basta pensare che i fini restano fini per il fatto che sono delle belle idee, delle belle fantasie, dei bei sogni, dei begli obiettivi. I fini stanno in piedi se ci sono i mezzi, ma dire questo è già ragionare in modo tecnico. E se i mezzi diventano la condizione per la realizzazione di qualsiasi scopo, quel mezzo è già di per sé divenuto lo scopo. Beh, questo determina una variazione radicale di tutte le categorie umanistiche, di tutte, proprio tutte, che vanno rigorosamente revisionate. Non so, prendiamo la parola verità, che Platone ci ha indicato essere nell'iperuranio, il cristianesimo ci ha indicato essere nella mente di Dio. Nell'età della tecnica cosa vuol dire verità? Verità vuol dire efficacia. Qualcosa è vero se produce effetti, se fa mondo, se realizza cose. Perché se non le realizza non è vero, non ha le condizioni per accadere. Quindi la verità non è più un ordine immutabile, ma viene misurato sulla sua capacità di produrre mondo, quindi sulla sua efficacia. Per esempio. Ma noi limiteremo questa analisi a due scenari, lo scenario della politica e lo scenario della morale. Come vengono stravolti questi due scenari nell'età della tecnica? La politica. La politica è stata pensata da Platone come il luogo della decisione. Anzi, Platone l'ha qualificata tecnica regia, basiliche tecne. Perché dice, mentre le altre tecniche sanno come si fanno le cose, la politica sa se e perché bisogna farle. Quindi è il luogo della decisione. Gli architetti sanno come si fanno le navi o le case, ma il politico che decide se e per quale ragione si devono fare. La domanda è, nell'età della tecnica la politica è ancora il luogo della decisione? Risposta no. Perché la politica per decidere oggi guarda l'economia. L'economia per decidere cosa guarda? Guarda le risorse tecniche. Quando si dice noi potremo competere coi cinesi alla sola condizione che facciamo della ricerca in modo tale da essere innovativi, cosa stiamo dicendo? Che le nostre possibilità di successo o di insuccesso dipendono dai nostri progressi tecnici. Allora il luogo della decisione è lì.
La politica per decidere guarda l'economia, l'economia per investire guarda le risorse tecnologiche. Allora il luogo della decisione si è spostato là. Quando noi chiediamo oggi ai politici di essere almeno dei buoni amministratori, al limite senza neanche distinzione tra destra e sinistra, abbiamo già dentro di noi introiettato che il luogo della decisione non è più lì. Almeno una buona amministrazione. Non solo, ma la tecnica cambia anche la modalità di concepire il potere, perché il potere noi l'abbiamo sempre concepito come un vertice, alla base in cima c'è chi comanda, il vertice di un triangolo, e alla base ci sono i cittadini o i sudditi che obbediscono o disobbediscono. Nell'età della tecnica no, la tecnica sotto questo profilo è molto democratica, dà il potere a chi è competente. A chi è competente, per cui al limite non sono neanche più necessarie le rivoluzioni, non sono neanche più necessari gli scioperi generali, se non per riscaldare gli animi, perché per ottenere dei risultati la tecnica che conferisce potere a chi è competente è sufficiente che 10 controllori di volo non controllino il volo, che si ferma tutta la navigazione aerea, punto. I luoghi di competenza tecnica diventano i luoghi di potere. E questo Bacone l'aveva capito benissimo, scienza est potentia, chi sa può, sbaragliando il modello antecedente secondo cui il potere dipendeva dall'arbitrio del sovrano, dalla sua volontà, dalla sua libertà. No, non è più così, il potere passerà gradatamente dalla volontà del sovrano alla sapienza del tecnico. Ma soprattutto la tecnica ci fa una cosa terribile, terribile, che è il collasso della democrazia. Probabilmente la democrazia non si è mai realizzata, l'ha inventata Platone, ma non sembra che nella storia abbia avuto molto successo, no? Dopo la grecità c'è stato l'impero romano che non era assolutamente democratico, poi le invasioni barbariche, poi il Sacro Romano Impero, poi l'assolutismo. Anche dopo la rivoluzione francese abbiamo avuto altri rigurgiti imperiali, abbiamo avuto i fascismi, i nazismi. La democrazia è stata solo un'idea regolativa, un modo di guardare e qualcosa da raggiungere. Nell'età della tecnica succede una cosa ancora più grave, forse non è più possibile essere democratici nell'età della tecnica. Perché? Perché la tecnica mette sul tavolo dei problemi intorno ai quali noi non siamo competenti. L'ultimo referendum che abbiamo fatto, non so se lo ricordano, era sulla fecondazione artificiale, omologa, eterologa. C'era competenza intorno a queste cose? Credo di no. E allora la gente come ha fatto a votare se non era competenza, o a non votare? Ha votato in un modo o nell'altro, o non ha votato per altre ragioni. Non essendo competente si vota su che base? Su base di appartenenza religiosa. Il Papa ha detto, Ruini ha detto, ideologica, il mio partito dice. Fascinazione, quello lì mi piace e mi ha persuaso, quel signore che parla in televisione mi ha persuaso, cioè su motivi irrazionali, si vota su base irrazionale dove non c'è competenza, ma là dove si vota su base irrazionale non vince la democrazia, ma vince un'altra figura che Platone aveva ben evidenziato, che è la retorica, la capacità di affascinare, di sedurre, la mozione degli affetti. Questo è quello che accade. Pensate che Platone, dei 34 dialoghi che ci ha lasciato, ben 14 sono contro i retori e i sofisti, cioè coloro che persuadono non in base ad argomenti, ma in base alla mozione degli affetti, a falsi sillogismi, a trascinamento delle passioni. Costoro, dice, devono essere espulsi dalla città se vogliamo fondare una città democratica. La democrazia si fonda sulla conoscenza, dice Platone, la retorica sugli effetti della persuasione, peito. Bene,
Allora, che cosa succede? Dobbiamo fare o no le centrali nucleari? Per essere competenti, poco a poco dovremmo essere dei fisici nucleari. Ma siccome non siamo dei fisici nucleari, noi, se ci sottopongono un referendum, voteremo su base irrazionale. Dobbiamo fare o no gli organismi geneticamente modificati? Dovremmo essere dei genetisti o dei biologi molecolari. Ma non essendo né uno né l'altro, voteremo sulla base della persuasione. E sotto questo profilo, allora, più la persuasione aumenta come macchina della decisione, più collassa la democrazia come luogo della competenza. Nell'età della tecnica la democrazia va ai margini. Questo dobbiamo capirlo. E non a caso chi lo capisce per primo cosa fa? Prende in mano tutti i mezzi di comunicazione e non se ne parla più. Questo per quanto riguarda la politica. La morale si trova ancora in acque peggiori, la morale, perché non abbiamo una morale che sia all'altezza dell'età della tecnica. Per farla breve, noi occidentali abbiamo conosciuto sostanzialmente tre tipi di morale. La morale cristiana, che è stata una grande morale, tutto sommato, ha fondato tutto l'ordine giuridico europeo. Questa morale la chiamiamo morale dell'intenzione, nel senso che la morale cristiana giudica la responsabilità nel compiere le azioni a partire dall'intenzione che le ha promosse. E così anche l'ordine giuridico, il quale stabilisce che sei colpevole se avevi intenzione di uccidere, il tuo delitto invece è colposo se non avevi intenzione. Oppure intenzionale, preterintenzionale, è meditato, premeditato, tutte categorie dell'intenzione, dell'interiorità. La morale cristiana si fonda sulla morale dell'intenzione e tutto l'ordine giuridico europeo si fonda sulla morale dell'intenzione. Il cristianesimo ha messo in circolazione questo tipo di morale che nell'età della tecnica non serve a niente. Perché che intenzione avesse Oppenheimer o Fermi quando hanno inventato la bomba atomica non è di alcun interesse. Molto più interessante conoscere gli effetti della bomba atomica. Cioè giudicare le azioni dai loro effetti, non dalle loro intenzioni. Peraltro imperscrutabili. Perché in interiore hominis non ha mai capito niente nessuno. Non è scrutabile l'interiorità. Persino Freud ha dovuto inventare una pseudoscienza per indagare la propria interiorità, quasi a dire che neppure noi arriviamo alla nostra interiorità, ma comunque sono gli effetti quelli decisivi nell'età della tecnica. Poi abbiamo avuto una morale che possiamo definire laica di Kant, non perché Kant non credesse in Dio, ma perché ha cercato di costruire una morale come se Dio non fosse, quindi fondata solo sugli strumenti della ragione. Una morale che possiamo riassumere in una sua bella proposizione che dice: l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo. Un'etica che non si è mai realizzata. Kant lo sapeva benissimo, l'ha proposta come idea regolativa, un po' come l'idea di democrazia. E che noi ci riempiamo la bocca di belle parole, ma poi queste cose non vengono mai realizzate. Democrazia non si è mai realizzata. L'uomo trattato come fine, ma quando mai? Prendiamo la figura dell'immigrato, se viene da noi, non è che viene trattato come un fine perché è un uomo, viene trattato come un mezzo, che se diventa produttivo per qualcosa viene accolto, ma se non è, il fatto che sia uomo non è interessante, è interessante che sia mezzo per... No? No. E questo vi fa onore, perché quando dico queste cose a Milano mi tirano degli insulti. Ma voi mi siete... Voi poi siete famosi per aver accolto la prima grande immigrazione albanese con una generosità che è diventata un modello non seguito dal resto d'Italia. Ma la condizione dell'immigrato è identica alla nostra. Chiunque di noi, ciascuno di noi, ha una legittimità sociale solo se lavora, dove lavorare significa essere funzionali agli interessi di un apparato.
Quindi essere mezzi in vista di. E oggi gli apparati tecnici, e per apparato tecnico intendo sia la fabbrica, sia l'ufficio del notaio, sia l'università, sono tutti apparati regolati da un criterio di razionalità. Il criterio adottato all'università, per esempio, di razionalità è che un professore è bravo in base al numero degli esami che fa. Allora i professori si fanno furbi, danno 100 pagine da studiare, così hanno tanti studenti e allora sono i più bravi. Ecco, questo è un criterio, anche questo è un criterio di razionalità. Una razionalità sempre quantitativa, perché solo i numeri si possono contare. La tecnica non prescinde dal conteggio, dal calcolo. Le qualità non sono interessanti. Se volete assistere a uno scadimento di società, trascurate la qualità e misurate l'efficienza sociale solo sulla base della quantità. Sulla base della quantità avrete uno scadimento della modalità di essere in un contesto sociale significativo e facilitante e felicitante la forma di vita. Bene, ma anche se l'etica di Kant si fosse realizzata, anche se gli uomini fossero trattati davvero come fini, nell'età della tecnica funziona questa etica? Anche qui la risposta è no. Perché poteva andar bene all'epoca di Kant, quando gli uomini erano pochi e la terra era grande, ma non va più bene nell'età della tecnica. Perché? Perché l'aria, che cos'è? Un mezzo o è diventato a sua volta un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o è a sua volta un fine? E così le foreste, e così la biosfera. Cosa sono, mezzi o sono a loro volta dei fini da salvaguardare? Ma noi non abbiamo mai inventato un'etica che si sia fatta carico degli enti di natura. Abbiamo inventato solo delle etiche che regolino i rapporti tra gli uomini, ma la tecnica incide sull'ordine della natura. E noi non abbiamo un'etica che funziona, perché non l'abbiamo mai pensata come salvaguardia degli enti di natura. Le etiche quando funzionano? Le etiche funzionano quando vengono interiorizzate e diventano contenuti psichici. Questo cosa significa? Che se io stupro stasera una ragazza, vengo subito qualificato come colui che ha commesso un reato, perché è nella psicologia di ciascuno di noi che questo è male. Se però io inquino un fiume, boh, è male, non è male, è interiorizzato psicologicamente? Risposta, no, non è interiorizzato. E quindi non funziona eticamente. E perché non è interiorizzato? Perché le nostre morali si limitano a regolare i rapporti tra gli uomini, senza farsi carico degli enti di natura. La fatica, per esempio, di fare il trattato di Kyoto, la fatica di fare il trattato di Copenaghen, no? Ultimamente. Questo non per ragioni ecologiche, eh? Non scambiatemi per un verde, ma perché non abbiamo assolutamente inventato, non ci siamo mai fatti carico degli enti di natura, perché finora non era necessario, ma nell'età della tecnica diventa indispensabile. E non abbiamo strumenti. Non abbiamo strumenti. L'altra etica importante che è stata ideata in Occidente è l'etica messa in circolazione da Max Weber, il quale dice: non possiamo regolarci nell'etica sulla base delle intenzioni, ma dobbiamo regolarci sulla base delle conseguenze delle azioni, degli effetti delle nostre azioni. E poi apre una parentesi e dice: finché gli effetti sono prevedibili, chiusa la parentesi. Col che torniamo punto e a capo. Perché è tipico della scienza e della tecnica produrre effetti imprevedibili. E qui però dovete fare un piccolo sforzo ed entrare nella mentalità scientifica. Io penso che se qui c'è qualche ricercatore, o in fisica, o in biologia molecolare, o in genetica, queste cose le può confermare. Voi non dovete credere che la scienza procede come ce la descrive Umberto Veronesi, il quale fa benissimo descriverla come la descrive, perché sa benissimo che siamo tutti cristiani, che pensiamo che la tecnica sia un mezzo in vista di un fine, che è la salvezza dell'umano, e quindi datemi i soldi che facciamo la ricerca sul cancro. La ricerca sul cancro è il fine, i soldi sono il mezzo.
Mica funziona così la scienza, lui lo sa benissimo, ma fa bene a dir così perché sennò non ha bisogno, non può fare una conferenza per persuadervi che la scienza non funziona così, che dopo nessuno capisce, nessuno caccia i soldi. Il precedente scientifico è un altro, quello che noi leggiamo come fine non è un fine, i risultati della scienza sono risultati di procedure afinalizzate. Dobbiamo trovare qualcosa, per il, una, qualcosa di vantaggioso per la cura del cancro. Non è che io posso dire a uno scienziato mettili all'opera, lo scopo è quello, no. La procedura è un'altra. Io, biologo molecolare, studio per 20 anni questa proteina. A che scopo? Non lo so. Quest'altro studia per 10 anni questo acido nucleico. A che scopo? Non lo so. Così procede la scienza. Se poi, dalla combinazione dello studio A, B, C, moltiplicatelo per 3.000 o per 10.000, salta fuori qualcosa di vantaggioso per l'umano, naturalmente l'umano che può pagare, perché se non può pagare non è interessante l'umano, no? Altrimenti avremmo già potuto salvare tanti africani da malattie elementari, ma siccome non hanno i soldi per pagare, allora possono anche morire. Visto che siamo tutti cristiani, abbiamo messo l'uomo al vertice dell'universo, però insomma, se non hanno i soldi, chissà se sono uomini. Comunque, a prescindere, lo scopo non è la salvezza dell'umanità, lo scopo non è neppure il vantaggio economico della ricerca, è il fatto che la ricerca, quello che noi assumiamo come risultati scientifici non sono i fini che gli scienziati si propongono, ma sono risultati casuali di procedure. Pensate che in America sono nate delle riviste divulgative per consentire al fisico A di capire cosa sta facendo il fisico B, perché se parlassero direttamente non capirebbero cosa stanno facendo l'un l'altro, divulgative per loro. Ed è a quei livelli lì che la scienza procede. Per cui non c'è nessuno che può controllare la scienza. Neanche l'uomo più potente del mondo, neanche che per antonomasia era una volta il presidente degli Stati Uniti, neppure loro, per incompetenza. La scienza diventa autoreferenziale. Cosa tende la scienza? Cosa tende la tecnoscienza? Tende al suo autopotenziamento, punto, senza scopi. E perché tutti vogliamo la scienza e la tecnica che è la sua anima? Perché noi occidentali siamo il popolo più debole della Terra, che possiamo sopravvivere solo se siamo tecnicamente assistiti. E quindi la tecnica diventa la nostra configurazione. Se noi dovessimo vivere 48 ore nelle grotte dove vivono i talebani, dopo 48 ore siamo morti e sepolti. Non siamo più in grado, neppure biologicamente, di reggere quei tipi di vita. Stasera per mangiare nessuno di voi deve andare per campi. Aprite un frigo. Quindi noi siamo il popolo più debole della Terra, perché siamo il più tecnicamente assistito. Per cui temiamo la tecnica, ma al tempo stesso la vogliamo. Il nostro rapporto è da doppia coscienza nei confronti della tecnica. La desideriamo come condizione di sopravvivenza e poi ci atterriamo di fronte agli scenari apocalittici che ci può anche far considerare. Ed essendo il popolo più debole della Terra, noi possiamo sussistere alla sola condizione di costruire una società sostanzialmente assediata, difesa dal resto del mondo non tecnologizzato, che però ha quelle forze potentissime che si chiamano fame e sete, che inevitabilmente verranno gradatamente ad abitare le nostre terre. Ma quello che mi interessa sottolineare è che la scienza e la tecnica non ha scopi, ha procedure. Nessuno si era proposto di clonare gli uomini, si è visto, seguendo certe procedure, che la clonazione era possibile. E allora la domanda è: come fa la morale, l'etica, come fa l'etica che non può a chiedere alla tecnica che può di non fare ciò che può? Si è mai visto questo?
sia la storia. Quindi l'etica diventa patetica, può limitarsi a invocare, a chiedere di non fare, a implorare, ma se si può, prima o poi si fa. E io quando assisto a tutte quelle legislazioni di impedimento, di limite, che noi poniamo, dalla pillola abortiva alla fecondazione artificiale, per stare nei temi più popolari, se questo si può fare in Olanda, in Spagna, in Germania, si fa. E noi cosa facciamo? Non si fa. In base a quale principio etico? Un'etica che nell'età della tecnica non funziona, perché la morale serve solo a chiedere di non fare quello che a chi lo chiediamo, a chi ha la possibilità di fare, che è la tecnica. E sotto questo profilo, continuando con quell'etica dell'intenzione, restiamo fuori dallo scenario che peraltro già abitiamo come scenario di realtà create dalla tecnica. Bene, e qui chiudiamo il nostro discorso per non annoiarvi con una ultima considerazione. Quando è nata l'età della tecnica? Io l'ho fatta nascere, ho deciso di collocarla l'atto di nascita dell'età della tecnica con la Seconda Guerra Mondiale. Con la Seconda Guerra Mondiale. Non che prima non ci fossero le macchine, non che prima non ci fossero gli strumenti tecnici. La rivoluzione industriale dell'Ottocento, insomma, c'era stata una prima guerra mondiale che aveva incrementato ulteriormente le possibilità tecniche. Ma perché? Perché nella seconda guerra mondiale è successa una cosa, e qui l'idea non è mia, ma è di un grande filosofo che io ho cercato di portare in Italia, almeno con i suoi libri, che si chiama Gunther Anders, che era il marito di Hannah Arendt, e che con la sua intelligenza fulminante diceva le cose a tavola, e Hannah Arendt scriveva i libri. E questo Gunther Anders, che era un figlio di due ebrei, fuggito in America in epoca nazista, lui si era messo a lavorare alla Ford, scriveva al suo maestro Heidegger: lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere, io qui alla Ford invece vedo che sono il pastore delle macchine, il mio compito, il mio lavoro non è neanche quello di fare, di agire, di compiere azioni, il mio compito è solo di guardare il perfetto funzionamento dell'ordine macchinale. Scriveva Gunther Anders ad Heidegger, il quale naturalmente non gli ha neanche risposto. Bene, cosa dice Gunther Anders? Dice che, lo dice da ebreo, lo dice da perseguitato, da immigrato, da uno che ha dovuto lasciare la sua terra per non finire nei campi di concentramento, dice che il nazismo, nonostante i 6 milioni dell'Olocausto, è successa una cosa che lui dice ancora più grave dei 6 milioni dell'Olocausto. È successo che lì si è ideato il modellino dell'età della tecnica. In epoca nazista si è creato il modello dell'età della tecnica, per cui lui dice che il nazismo è solo un teatrino di provincia rispetto a quel grande teatro dischiuso dalla tecnica. E in che senso lo dice questo? Ecco, capire questo vuol dire per davvero entrare nell'animo dell'età della tecnica. L'esempio ci può essere fornito da Gitta Sereni, questo giornalista ungherese che ha intervistato, ha scritto un libro intitolato In quelle tenebre, pubblicato da Delphi, in cui sono riportate 170 interviste che ha fatto al direttore del campo di concentramento di Treblinka, tale Franz Stangl, che è ancora vivo. L'hanno scoperto 3 o 4 anni fa e l'hanno lasciato vivere tranquillo a casa sua. Al quale Gitta Sereni chiede: ma cosa provavi tu a dirigere quel campo? Cosa provavi a fare quei massacri metodici, ordinati, precisi, efficienti, funzionali? Sentite qui risuonare il linguaggio della tecnica: produttività, efficienza, tempismo. Cosa si chiede tutto sommato a noi quando si va a lavorare, se non queste categorie?
E lui fa finta di non capire la domanda, oppure non la capisce, alla fine si irrita e risponde: ma che cosa vuole che io le risponda? Io dovevo, andavo a lavorare alle 9 del mattino, alle 11 arrivavano 3.000 persone, che dovevano essere soppresse entro le 5 della sera, perché alle 5 arrivava un altro carico di 3.000 persone che dovevano essere soppresse entro l'indomani. Questo era il mio lavoro, mein Arbeit. Il metodo l'aveva ideato Wirth e funzionava. Io ero un perfetto esecutore. Oh, finalmente siamo entrati nell'età della tecnica, dove siamo diventati perfetti esecutori, dimensionari, il cui contenuto non ci riguarda, di cui non siamo responsabili in ordine al contenuto. Non abbiamo neppure la responsabilità delle nostre azioni, in qualsiasi luogo noi ci si trovi a operare, in qualsiasi apparato tecnico, non siamo responsabili delle nostre azioni. Abbiamo una responsabilità rispetto al mansionario, una responsabilità limitatamente agli ordini del superiore, ma non degli effetti delle nostre azioni. In questo senso il nazismo è stato il modellino dell'età della tecnica. Se usciamo dallo scenario dei campi di concentramento, non so, andiamo nel Bresciano, dove si costruiscono le mine anti-uomo. Chi sono questi qui che lavorano e che le fanno? Operai, delinquenti, cosa sono? Io li chiamo ancora operai perché sono convinto che se gli dico: guarda, io ti aumento lo stipendio se vai a lavorare nell'industria alimentare, quello molla il lavoro che fa e va a lavorare nell'industria alimentare. Ma lui perché è bravo? In che cosa consiste essere bravi nell'età della tecnica in qualsiasi apparato? È bravo se è preciso nel fare le spolette. Il contenuto finale della mina antiuomo non è di sua competenza. Lui è assunto per farle bene, come si fa bene qualsiasi prodotto. La sua responsabilità, il suo essere bravo o non bravo, riguarda la precisione con cui fa queste cose, non che cosa effettivamente fa. Questo vuol dire essere entrati nell'età della tecnica. Beh, Gunther Anders un giorno scrisse al pilota, che è morto quando? L'anno scorso, no? Che ha sganciato la bomba su Hiroshima e Nagasaki, chiedendogli più o meno la stessa cosa che Gitta Sereni aveva chiesto a Franz Stangl: che cosa provava, che cosa ha provato a sganciare una bomba su un popolo che fino a una settimana prima non conosceva neanche e non sapeva neanche né usi né costumi. Questo non risponde fino a che il New York Times dice: vabbè, insomma, adesso questa domanda Gunther Anders te l'ha posta più volte, bisognerà rispondere. Ma si vede che rispondere alle domande non è sempre il caso e non tutti sono così gentili da rispondere alle domande. Alla fine lui risponde con una frase molto emblematica a una lettera che Gunther Anders gli aveva scritto, che poi è diventato un libricino di 60 pagine. Risponde: cosa provavo? Nothing. That was my job. Niente. Questo era il mio lavoro. Lavoro. Quindi il lavoro consiste in cosa ti si chiede a te? Di essere preciso nello sganciare la bomba. Devi essere preciso. Il tuo lavoro è nella precisione, nell'efficacia, nella produttività delle tue azioni. Sei responsabile di quello che è successo? No. Per quale ragione? Quando si prendeva qualche gerarca nazista e lo si processava, Eichmann, per esempio, voi avete sentito, qualora abbiate seguito qualche documentario televisivo, che la risposta abituale che davano era: io ho ubbidito agli ordini. Dal punto di vista dell'epoca della tecnica, è una risposta esatta. Provate in qualsiasi apparato tecnico a non ubbidire agli ordini. Non si può. In qualsiasi apparato tecnico. Ma vi ho detto, apparato tecnico non è solo l'industria metalmeccanica, è anche l'università, è anche un ufficio notarile, è anche qualsiasi attività è razionalmente ordinata in termini di efficienza e produttività. Queste due parole terribili, tipiche della mentalità tecnica. Devi essere efficiente e produttivo,
fare le cose, no? Questa è l'ideologia dominante, no? L'ideologia dell'efficienza e della produttività, che è la dimensione più antiumana che esiste, perché l'uomo è sprecone, l'uomo è presso poco, l'uomo è sovrabbondante, l'uomo è generico, l'uomo è teatrante, l'uomo è scenografico, l'uomo adotta maschere, non è bravo come un computer. Capite che c'è una grossa antitesi tra, qui abbiamo usato la parola animo o umano e la parola tecnica. Una grossa antitesi ben evidenziata da Heidegger, il quale, essendo un filosofo nazista, aveva capito in anticipo tutto, era anche intelligente, e aveva scritto aveva già capito che cos'era la tecnica e che cosa avrebbe fatto la tecnica. E a un certo punto scrive che inquietante. La cosa più inquietante, dice Heidegger, non è che il mondo si trasformi in un unico enorme apparato tecnico. Prosegue Heidegger, la cosa più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante, siamo al terzo grado di inquietudine, che non disponiamo di un pensiero alternativo al pensiero tecnico, che lui chiama pensiero calcolante. Dice Heidegger, per noi pensare significa far di conto, calcolare, e non siamo più in grado di avere un pensiero alternativo alla mentalità del calcolo. Questo cosa vuol dire? Che noi oggi noi capiamo immediatamente che cosa è utile, che è un pensiero tecnico l'utilità. Qualcosa è utile se produce un vantaggio superiore ai mezzi impiegati per ottenerlo. Il pensiero razionale della tecnica è: tu devi ottenere un risultato superiore ai mezzi che impieghi per ottenerlo. Questa è l'utilità, a prescindere dall'utilità economica. Noi capiamo cosa è utile, ma capiamo ancora qualcosa di che cosa è bello, di che cosa è vero, di che cosa è giusto, di che cosa è santo? Non capiamo più queste parole. Oppure teniamo giusto per la domenica, giusto per il momento non produttivo della nostra vita. Mentre capiamo immediatamente, perché funziona ormai solo il pensiero come calcolo, come saper far di conto, come commisurazione dei mezzi ai fini, come capacità di produrre di più di quanto non si impieghi, con una visualizzazione della Terra sotto un profilo, dice opportunamente Heidegger, sotto un profilo terribile, che consiste nel fatto che quando vediamo una foresta pensiamo al legname, quando vediamo un fiume pensiamo all'energia elettrica, quando vediamo un suolo pensiamo al sottosuolo. La Terra è diventata materia prima, in vista dell'apparato tecnico produttivo. E sotto questo profilo abbiamo uno scenario dove il nostro pensiero, capace ormai solo di far di conto, non è in grado di avere un'alternativa alla modalità di pensare. Io non credo che il nostro guaio, il guaio del nostro tempo, come tutti dicono, sia il pensiero unico. Ne avessimo almeno uno di pensiero. Non è il pensiero unico, ma è l'incapacità di pensare, perché siamo in grado solo di far di conto. Denken als Rechnen, diceva Heidegger. Rechnen, calcolo. A questo poi ci abituano quei calcolatori che chiamiamo computer, i quali sviluppano dentro di noi una sorta di intelligenza binaria, per cui siamo in grado solamente di dire come il computer, sapete, funziona con la logica binaria sì, no, 1, 0, al massimo non so, che vuol dire blackout del computer. Questa è la modalità di procedere del mondo informatico. E questo, allenandoci al computer, sviluppiamo un'intelligenza convergente. L'intelligenza convergente vuol dire io ti do un problema e tu cerca la soluzione all'interno di questo problema. Su questo modello funzionano tutti i quiz, tu devi dire sì, no, non so, i sondaggi, gli esami di maturità, persino le ammissioni all'università, e se non bastasse anche le trasmissioni di traino dei telegiornali,
Perché bisogna abituarla la gente a pensare in modo binario, perché almeno dice sì e no e basta, via. Tutto quel linguaggio sovrabbondante, incerto, problematico, filosofico, riflessivo, ma via tutta sta roba. Non serve, diventa critica, diventa qualcosa di pericoloso. Binario, due cose devi dire, sì e no, punto. Al massimo non so e basta. Quando la storia è andata avanti solo per attraverso un pensiero invece divergente, non binario. Pensiero divergente vuol dire che io ti imposto il problema, ma tu non sei obbligato a trovare la soluzione all'interno dell'impostazione del problema, puoi trovare la soluzione ribaltando il problema, cosa che non è prevista da tutte le impostazioni informatiche. Quando voi lavorate con un computer trovate le soluzioni che sono infinite, concesse però dalla modalità con cui il computer è stato impostato, il programma è stato impostato, non potete uscire da lì. Quante volte voi andate in un ufficio e dice, ah, il programma non me lo dà, e allora non c'è quella cosa che non ti dà. No, c'è, però il programma non te lo dà. Il problema è essere molto programmati per riuscire a essere ben governati, no? Per facilitare naturalmente chi ci governa. Bene, allora cosa succede a questo punto? Non so, prendiamo Copernico. Copernico dice, ipotizzando che la Terra sia al centro dell'universo, riusciamo a spiegare certi fenomeni. Se ipotizziamo però che sia il Sole al centro dell'universo, ne spieghiamo di più. Allora adottiamo questa seconda ipotesi. Questo è pensiero divergente rispetto a come era stato, rispetto al pensiero convergente che cerca la soluzione all'interno dell'impostazione data. Che dirvi? Non so che speranze darvi. Anzi, la vedo sempre peggio, perché se oltre al pensiero oltre al pensiero unico, adesso la tendenza tipico dei mondi retorici all'interno dei quali noi viviamo, nei mondi della persuasione, nei mondi della fascinazione, nel mondo dell'idolatria, si crea anche il sentimento unico. Cioè è interessante non solo che tutti pensano alla stessa maniera, ma che sentano alla stessa maniera. Loro hanno raggiunto veramente lo scopo. Un sentimento unico, quello che Boss si chiama idem sentire. Sentiamo tutti allo stesso modo. E io sono convinto che ci sono delle insidiosissime trasmissioni televisive che invitano i giovani a sentire allo stesso modo, per cui si ama in quel modo, si odia in quel modo, si risponde in quel modo, si reagisce in quel modo. Ci sono le trasmissioni, e qui posso fare tranquillamente i nomi, la Maria De Filippi e chi la segue, ma non solo lei, che sono decisamente peggio della pornografia, perché la pornografia è sostanzialmente dopo un po' inefficace per noia. Invece lì è efficace perché insegna a sentire. Il sentire non ce l'abbiamo per natura, lo impariamo dall'ambiente. E se io ti insegno a sentire, io ho vinto la partita. Pensare magari non può anche non essere necessario, visto che non è richiesto, ma sentire è un po' più difficile. Lì, ecco, si insegna come si sente, come si soffre, come si gode, come si reagisce, come ci si innamora, come ci si lascia, come si risponde. Questo è molto pericoloso. O perlomeno si raggiunge quella dimensione sociale per cui, come dice bene Nietzsche nell'introduzione, così parlò Zarathustra, l'umanità, una volta che è ridotta a gregge, ha un solo desiderio, che è trovare l'animale capo.